Amici delle quattro gambe, buongiorno. Siamo all'ippodromo di Montebello, dove fra pochi istanti inizierà questa bella manifestazione che i nostri protagonisti e responsabili hanno organizzato. Ricordiamo che oggi è il 30 agosto 2015 e adesso andiamo, scusate l'emozione, un sottile panico, a intervistare appunto gli organizzatori. Sì, sì, guardala. Vieni qua. Quel piatto. Ecco alcuni frammenti. Mamma mia, Yogi. Gesù, senti. Bravo Yogi. Ecco, scusate, dovevamo fare un'intervista, ma questi frammenti così a singhiozzo meritano essere immortalati. L'organizzazione è di Ricky Nicosanti Event e fra poco ci saranno la possibilità di far provare i cani a titolo gratuito, le varie prove di agility, disco dog, frisbee dog con l'istruttrice Chiara Crosiglia. E poi avremo anche altre istruttrici che arrivano da Udine. E ci sarà il concorso il cane più grande, il cane più piccolo, non inteso come età ma come misura. E poi ci sarà l'artista triestino Ludovico Zabotto che proclamerà il can più coccolo. Finirà Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Tu prends dehors, ici c'est confort, pas blessé, vous faire la milord. Et vos peines sur le cœur, et vos coups sur le chef, je vous connais, milord, vous m'avez jamais vu. Che bello, eccolo qua, bravo, bravo, sì, sì. Ecco i protagonisti di oggi. Nel senso che non è un posto della manifestazione. La cosa bella è che ci sono le due bestie che più hanno lavorato con l'uomo nella storia dell'uomo, il cavallo e il cane. Bravo, sì, sì, sì. Animali che possono dare tanto in un sacco di occasioni. Sono però impegnativi tutti e due. Sì. Non bisogna trattarli come oggetti, ma come esseri viventi. Bravo, complimenti, grazie della tua gentilezza. Grazie. Noi a te. Facciamo dei foto. Mamma mia, ancora qua. Così, anche te. Fratelli e sorella, grazie. Dimmi, è tutto bene? Contento? Benissimo, contentissimo, ecco. È stata una bella manifestazione, ci ritroveremo all'anno prossimo. Bravo, grazie. Grazie a te, ciao. Dai, sei forte, sei forte. Innumerevoli opere dell'artista Ludovico Zabotto. Vediamo questo interessantissimo mostra, esibito con la cravatta.
molto molto espressivi questi cani. Questo sul Titanic, l'artista mentre lavora. Premiazione dove l'artista è stato premiato, questo bellissimo pastore tedesco. Ecco degli altri quadri, degli altri scatti. Molto 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 interessante. Senti, per non discriminare nessuno, tutti belli, tutti però la presentazione l'ha fatta bene, bravo. Più vicino. Si incavano, non possono, stufi, hanno ragione, troppo caldo. Piccolissima. Avanti, ha vinto. È un toy russo. Cura per curiosità un sacco così. Sento l'applauso per questa magnificenza di cane. Siamo tutti quanti della pazienza. E l'artista Ludovico Zabotto che ci ha esposto le sue magnifiche opere dedicate al mondo degli animali. Grazie a tutti. Dei cavalli, a termine del nostro servizio voto incalzante, un saluto particolare a coloro i quali hanno collaborato a questa riuscita così, grazie a Nico Santi, al suo figliolo e tutti voi, e felice notte a quest'altro anno, al prossimo appuntamento. È più